Beh, questa è un'occasione storica, tante donne che scrivono, che si incontrano e che se la parlano fra loro. Non era mai successo in Calabria, ma non era mai successo anche perché di donne scrittrici o di donne che scrivono non ce n'erano prima di 30 anni fa o 40 anni fa. Nel Novecento io me ne ricordo una sola, che era Marianna Procopio, cioè la mamma dello scrittore Mario La Cava, che scrisse un bellissimo diario che il figlio poi pubblicò. Quindi il fenomeno è completamente recente. Per secoli le donne hanno taciuto, non è che non avessero le parole per dirlo, ma non era dato loro di esprimersi, se non attraverso dei brevissimi saggi, le intellettuali, oppure le poesie. Ma la narrativa era completamente avulsa dal mondo femminile. Mondo femminile invece che ha un sacco di cose da dire, ha un sacco di storie da raccontare, un sacco di trame da cucire. Se c'è una differenza tra il modo di raccontare maschile e quello femminile, questa è una domanda che si pongono tutti e io ritengo di sì. Penso che le donne siano più giuste per i piccoli racconti, non per i romanzi. Non conosco nessuna donna, a parte un po' italiana, a parte sulla scrittrice, a parte per esempio Elsa Morante, che si sia cimentata in un romanzo fiume, in un romanzo storico. Le donne sono più brave a scrivere racconti o romanzi brevi, ma in quei racconti o in quei romanzi brevi ci mettono il mondo, perché hanno una cura nelle parole e una capacità di arrivare dritti al cuore degli uomini e delle donne che è impagabile. Ma io non ho nessuna preclusione nei confronti della espressione delle ragazze e dei ragazzi sui social. Ogni epoca ha la sua maniera di raccontare, di esprimersi, e c'è poco da scandalizzarsi, perché cioè io penso in un famoso dialogo di Platone, quando si inorridiva rispetto alla scrittura, quando Platone diceva: ma per Bacco, dice, se qua tutti scrivono nessuno memorizza più, e allora l'animo doveva finire. E ogni epoca ha la sua maniera di esprimersi, e anzi io penso che le ragazze e i ragazzi non hanno mai scritto tanto come in questo periodo. Lei mi dirà: vabbè, ho capito, ma scrivono per dire ti voglio bene. Non fa niente, il linguaggio trova canali, manifestazioni, rivoli incredibili. Quello che importa è che si abbia qualcosa da dire, e i ragazzi di quest'epoca, come i ragazzi di sempre, hanno tante cose da dire.